Dottore Delio Monaco, parliamo di questo congresso di questa sera. Beh, abbiamo cambiato un po' la struttura dei nostri eventi, non solo un convegno ma anche uno spazio per le famiglie, per i bambini. Questo abbiamo visto che è stato un grande successo, intorno a noi la telecamera non li può cogliere ora, ma ci sono forse centinaia di bambini con le loro famiglie. Questo è molto importante perché sarà la base dalla quale partiremo questo autunno, durante il quale ci interesseremo prevalentemente del rapporto con gli studenti e con le scuole. Altra cosa che mi è piaciuta molto della giornata di oggi è stata la passeggiata che nuovamente abbiamo fatto con i relatori nella Madonna della Scala. È bello unire l'interesse verso i problemi della nostra città con la passione con la quale mostriamo le nostre bellezze a chi ci viene a trovare da lontano per partecipare ai nostri eventi. Con la dottoressa Moschetti oggi ci è venuto anche di coniare un motto: Massafra deve passare dalla monnezza alla bellezza. Dottoressa Moschetti, dall'abuso al riuso, perché? Ma perché il nostro rapporto con gli oggetti fondamentalmente deve cambiare. Noi siamo un popolo di consumatori, eravamo un popolo di risparmiatori. Dobbiamo cambiare il modo di confrontarci con le cose che noi usiamo, ridurre principalmente la produzione di rifiuti, prima ancora che invocare che non ci siano impianti certamente inquinanti come sono gli inceneritori piuttosto che le discariche. Questo non già perché lo affermiamo noi qui a Massafra, ma perché è quello che dice l'Unione Europea. Il nostro rapporto con la materia, anche secondo un'ottica già indicata dal Papa, di meno e di più, cioè ridurre i nostri bisogni, ridurre gli oggetti che usiamo, ridurre lo scarto, ridurre l'uso delle risorse del mondo, perché noi viviamo nel mondo e se noi aumentiamo quella che si chiama l'impronta ecologica, cioè il consumo dei beni che sono sulla terra, inevitabilmente li sottraiamo alle future generazioni. Inevitabilmente li sottraiamo ai popoli più poveri. Se si surriscalda il pianeta, poi non possiamo lamentarci delle migrazioni. Questa è un'ottica generale che noi vogliamo affrontare, cambiare la nostra realtà cambiando le nostre abitudini. Di questo parleremo questa sera. Lei è presidente della Commissione Ambiente dell'Ordine dei Medici. Sì. In che situazione siamo qui nella provincia di Taranto? La provincia di Taranto è una provincia purtroppo gravata da un impatto di industrie inquinanti che non appare, penso, in altre zone d'Italia. Noi qui stesso a Massafra calpestiamo un suolo che entra nel raggio dei 20 km entro i quali non si possono far brucare le pecore, non è possibile raccogliere le lumache, la cacciagione. La situazione ambientale è senza dubbio drammatica. Noi però come generazione nostra abbiamo il dovere di riguardare la situazione e rilanciarla verso un futuro di maggiore sostenibilità. Abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli la terra che ereditammo dai nostri nonni, le acque cristalline del mare, l'aria respirabile, la possibilità di andare in campagna a comprare le uova in masseria. È questo che dobbiamo restituire. Dobbiamo guardare a quello che noi come generazione abbiamo fatto e cercare di cambiare il futuro. Questo dobbiamo fare, per questo siamo qua.